Mi disse che erano delle avance sessuali, ma non specificò il tenore, il genere. Comunque erano delle avance sessuali. Sì. Il primo racconto di Ruby a un poliziotto sul proprio esordio ad Arcore. Era la sera di San Valentino 2010. A fare quelle avance, stando al racconto riferito in aula dall'agente che raccolse la confidenza, era il padrone di casa, Silvio Berlusconi. C'era questa festa dove partecipavano uomini e donne, e in particolare alcune di queste donne si spogliavano. Ruby rifiuta le avance, si sente a disagio, si fa accompagnare a casa dalla scorta di Berlusconi e in auto riceve un regalo. Una busta con all'interno del denaro. Quanto? Dichiarò che c'erano 15.000 euro. Ruby racconta tutto questo la sera del 27 maggio, quando viene accompagnata in questura dopo una segnalazione di furto. Dice che a Berlusconi si era presentata come maggiorenne, che era arrivata ad Arcore tramite l'elemora, il quale conosceva invece la sua vera età, 17 anni. Berlusconi sapeva comunque che era marocchina, non egiziana. Ma con una serie di telefonate in questura, la ragazza viene fatta passare per la nipote dell'ex presidente egiziano Mubarak e affidata, contro le indicazioni del PM dei minori, alla consigliera regionale Nicole Minetti. Si era qualificata come segretaria del Presidente del Consiglio. Un'ora dopo Ruby è di nuovo sola, libera di tornare a casa di un'amica di professione escort.